Uno degli errori maggiori e più frequenti quando facciamo lo studio della fisiologia, dell'esercizio, dello sport sul dizionario della lingua italiana piuttosto che sui libri corretti è magari tradurre il termine pensando che sia corretto. Allora, ad esempio, il riscaldamento significa che bisogna riscaldarsi? E uno dice, ma che dice questo qui, cosa viene stamattina e ci dice queste cose? Bene, allora il termine warm up, che proprio nella traduzione warm, caldo, up, andare su, quindi riscaldare, è stato scritto per la prima volta in una ricerca scientifica del 1945 su Acta Physiologica. Allora, quel tipo di terminologia ha condizionato, ma non solo l'Italia, tutto il mondo, aspettandosi che il warm-up, quella fase di riscaldamento, effettivamente servisse per riscaldare il corpo, cosa che invece assolutamente non è. E in numerose review e ricerche scientifiche di altissimo spessore, fin dagli anni 2000 con le review, ma tantissime anche nuove che stiamo per far vedere adesso nelle slide, anzi, a proposito, metti subito il telefono da verticale a orizzontale, così vediamo qualche slide insieme e poi insomma metti qualche like se sei appena entrato o entrata. Bene, allora prima slide. Intanto parliamo dell'applicazione pratica. Io faccio il riscaldamento per quali obiettivi? Perché non lo devo fare a prescindere perché lo fanno tutti. Lo faccio perché ho degli obiettivi, ne ho almeno quattro che andiamo a indicare, ovvero prontezza mentale, non a caso l'ho messa al primo posto, prontezza fisica, prevenzione infortuni e chiaramente miglioramento delle prestazioni. Quindi non è detto che tutti questi quattro obiettivi poi siano legati all'aumento di temperatura e questo è un aspetto importante per il ragionamento. Allora, andiamo a capire, ad esempio, se noi facciamo un piccolo cambio e quindi andiamo a capire che cosa succede quando il nostro organismo è soggetto ad un cambiamento termoregolatorio, quindi chiaramente andiamo a capire che cosa può capitare nel nostro organismo. Bene, allora il nostro corpo quando fa delle attività produce dei cambiamenti. Allora questi cambiamenti sono, diciamo, di diverso tipo. Molte volte con l'aumento di temperatura noi abbiamo degli effetti. Quali effetti abbiamo? Abbiamo degli effetti a volte importanti. Ad esempio, aumento della temperatura del core, quindi dell'interno del corpo, aumento della temperatura nei muscoli. Questi due effetti combinati creano un'altra serie a cascata di adattamenti, ovvero il rilascio da parte di emoglobina e mioglobina della molecola di ossigeno, ovvero nel flusso sanguigno l'ossigeno viene trasportato più efficacemente, ma soprattutto viene rilasciato più efficacemente poi ai tessuti. All'interno del tessuto la mioglobina farà la stessa cosa nei confronti dei mitocondri. Quindi, ok, può essere utile, ma allo stesso tempo non è utile se questo tipo di attività noi l'andiamo a fare indipendentemente dalla gara che dobbiamo fare. Vediamo con un'altra slide. Cioè, quando noi andiamo a ragionare sul riscaldamento, dobbiamo stare intanto molto attenti se quello che dobbiamo fare subito dopo è un'attività di breve periodo, quindi minore o uguale 10 secondi. Ci sono chiaramente tanti sport di questo tipo, possono essere i lanci, i salti o piccole diciamo manifestazioni sportive, ma ovviamente molto importanti, vedi anche il tiro e così via. Bene, allora questo tipo di prestazione ha bisogno di un warm-up, di un riscaldamento particolare. Poi abbiamo le gare intermedie, quindi oltre 10 secondi e fino a 5 minuti, e poi quelle di lungo periodo, ovvero oltre i 5 minuti. Queste cose sono totalmente diverse tra di loro, perché alcune di queste prestazioni non hanno bisogno dell'aumento della temperatura. Facciamo un esempio: se io devo fare una maratona, una gara di lunga distanza, è negativo che io vada, ad esempio, a produrre un eccesso di sudorazione ancor prima della partenza. È negativo che vada a creare un aumento della temperatura del core, del mio corpo. Perché? Perché proprio dovrò fare il contrario. Durante quella gara dovrò cercare di mantenere la temperatura del core più bassa. Tant'è che molte volte nel warm-up di certe gare si fanno i bagni ghiacciati, che
che è il contrario se noi traduciamo il termine, però è fisiologico se noi andiamo in quell'ordine di ragionamento. Dopodiché andiamo avanti e vediamo che cosa è stato proposto come modello di allenamento. Questo modello RAMP, che è anche ovviamente presente in alcune pubblicazioni scientifiche, questo è un corso particolare, quello che vi sto facendo vedere si chiama proprio Warm Up, è per la Sports Science Academy, è tutto basato su evidenze scientifiche, è un po' di livello alto, ma oggi abbiamo preso le slide più diciamo efficaci. Allora, questo modello RAMP è un modello che consiglia di adottare tre blocchi all'interno del riscaldamento. Quali sono questi tre blocchi? Il primo, la R, race, ovvero aumenta, si deve fare 5-10 minuti e questo serve a influenzare proprio la temperatura. E quindi che cosa aumenta? Aumenterà il battito, quindi la frequenza cardiaca, aumenterà la frequenza respiratoria, aumenterà il flusso di sangue chiaramente ai muscoli. Questo R sono i primi 5-10 minuti che portano a questo effetto. Ma ancora abbiamo la A, che sarebbe attiva e mobilizza, e qui si fanno tutta una serie di attività, anche di stretching di tipo dinamico, e poi la ultima P, ramp, di potenza. Come vedete, il termine o perlomeno il blocco più ampio è proprio quello centrale di attivazione e mobilizzazione di 10-15 minuti, mentre la parte finale è ridotta a 2-3 minuti. Questo quindi per capire che molte volte discutere di riscaldamento solo in funzione della temperatura non è l'ideale. Come avete visto nei blocchi precedenti, io ho messo al primo posto la prontezza mentale, quella preparazione mentale alla gara, alla performance, all'allenamento molte volte. L'aspetto mentale non è legato alla temperatura e per molte gare, soprattutto per gli atleti olimpici o gli atleti che ambiscono a migliorare, l'aspetto mentale è decisamente il migliore. Tant'è che molti atleti, guarda caso in alcune pubblicazioni scientifiche è stato ampiamente dimostrato, alcuni atleti che utilizzano il warm-up ai fini della concentrazione mentale sono quelli che poi nel futuro avranno i migliori risultati. Quindi, che c'entra l'aspetto psicologico con l'aumento della temperatura? Niente, ma infatti il warm-up non si deve tradurre warm, caldo, in italiano e quindi sollevare la temperatura. La temperatura a volte non c'entra e, come abbiamo visto a volte, la temperatura è anche dannosa per quello che dobbiamo fare dopo. Quindi utilizziamo il warm-up come riscaldamento, come periodo utile che ha altri obiettivi che non solo sollevare la temperatura. Grazie se vuoi condividere, ci sentiamo domani alle 7:15 in diretta sulla mia pagina. Ciao!